Ciao, bentornati nella mia stanza. Scusate se le 2 settimane precedenti non ho fatto i disturbi questo diario, ma mi sono completamente dimenticata che fosse venerdì, quindi non ho filmato il video. Ma oggi siamo tornate, quindi vediamo di proseguire e vediamo dove eravamo arrivati. Allora, l'ultima volta ci siamo fermati con la busta da lettere. E continuiamo con colora fuori dalle linee. In realtà c'era solo questo, il cerchio marrone, e io ho disegnato fuori semplicemente. Poi adesso faremo golf con il diario, ovvero strappo questa pagina, metto il diario a forma di triangolo e tento di farci passare la palla in mezzo. Yeah! Ok, prossima cosa, fai una catena di carta. Quindi adesso io ritaglierò. Ecco, finito finalmente. E non facevo una di queste cose tipo dalle elementari probabilmente. C'è un Pikachu anche. Più o meno. Ok. Prossima. Colleziono gli adesivi della frutta, solo che ne ho solo due. Purtroppo, perché molte volte prendiamo la frutta al mercato, quindi non hanno etichetta quelle cose. Quindi passiamo alla prossima pagina, ovvero colleziona la lanetta delle tasche. E fa abbastanza schifo perché sembrano, non so, uova di ragno da qua. È disgustoso, sì. Poi, copri questa pagina usando solo forniture per l'ufficio. Io ho usato del nastro adesivo e delle grappette. Meraviglioso. Poi, porta il diario nella doccia con te, e ovviamente non potevo lanciarlo completamente nell'acqua perché io faccio il bagno di solito, quindi l'ho messo lì in un angolo e lo bagnavo ogni tanto con dell'acqua, quindi si è sciolto tutto. Ok, poi, prossimo taglia attraverso vari strati, quindi adesso io prenderò le forbici. E mi metterò a tagliare. Qua cosa ho fatto? Non che sia bellissimo, ma questo era il meglio. Poi leggo una corda al diario e portala a fare una passeggiata. Io al momento non posso andare perché mi sa che sta per iniziare a piovere, quindi nonostante abbia la corda, magari la faccio passeggiare qua, un po' così. Passeggia diario, passeggia. Quindi questo è il massimo che posso fare. Ultima pagina di oggi, strofina qua della sporcizia. E sinceramente non ho la minima idea di cosa potrei strofinare. Beh, visto che io qua ho un vaso, potrei prendere un po' di terra e strofinare. Forse era meglio se non usavo il dito. Ok, se non mi cade la terra magari. Ecco qua. Ho strofinato della sporcizia. Bene, anche per oggi abbiamo finito con il distruggere questo diario e ci vediamo la settimana prossima, se mi ricordo che è venerdì. Nel caso potete guardare tutte le istruzioni sia in italiano che in inglese, nell'info box c'è il link al mio blog. Potete seguirmi anche su Instagram, Facebook, Twitter e Tumblr. Se volete iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!